Ciao ragazzi, allora in questi giorni mi sono dovuto occupare parecchio di cani che non riescono più ad andare d'accordo con i loro padroni e più che essere preoccupati i cani, per ora sono preoccupati i loro proprietari, li avevano adottati immaginandosi un futuro insieme, li avevano trattati come bene o male avevano imparato, va a sapere, leggendo sui libri, seguendo ciò che si dice spesso sui social, dando retta agli amici o magari vedendo qualche film, qualcuno anche facendo qualche corso, ma forse un po' troppo superficiale. E oggi si trovano a dover prendere delle decisioni molto sgradevoli, che è quello, come minimo, di trovare una ricollocazione di questi cani perché la famiglia non si sente più di gestirli. Quando i cani sono di una statura molto piccola, l'aggressività dei cani si può prendere anche per scherzo, quando iniziano a superare i 30 kg, beh, sono un po' tutti preoccupati. Ed è il motivo per il quale vi ho scritto che ho individuato almeno 12 motivi perché in futuro cane e uomo faranno sempre più difficoltà ad andare d'accordo. E ve ne ho appunto, ve li ho elencati, vi ho citato un po' quelli che secondo me sono i principali, ma ce ne sarebbero molti di più. Pochi riescono a capire oggi nel 2021 che il cane nasce per vivere libero, non per vivere alle dipendenze dell'uomo, quindi non tutti si adattano a questa condizione di vita, come non tutti noi ci adattiamo a quella. Sta a noi gratificarli, cercare in qualche modo di fargli vivere al nostro fianco il meglio della loro esistenza rispettando i loro istinti. Ma quello non è l'unico problema, è che noi i cani siamo esseri completamente diversi, non abbiamo nulla in comune, siamo mammiferi, questa è l'unica cosa che abbiamo in comune. E quindi cercare di adattare loro, che hanno esigenze completamente diverse alle nostre, non è la cosa più facile del mondo. Ma di lì potrei aggiungere molti altri motivi, ve li potete andare a leggere in questi che vi ho elencato. Vi sto facendo questi video perché è mia intenzione cercare di convincervi ad acquistare questo videocorso che ha questo prezzo simbolico di 67 euro. Sono 2 ore dove cercherò di trasferirvi un po' tutte le cose che io ho capito sui cani e tutte le cose che vorrei che voi capiste per evitare di magari fare degli errori fondamentali e arrivare poi in queste situazioni delle quali mi sono dovuto occupare specialmente in questi giorni, che sono sempre spiacevoli. I proprietari poi piangono, addirittura si commuovono, perché sanno che in qualche modo dovranno trovare una soluzione, non sempre se la sentono, perché ormai ci sono impauriti dei cani. Il cane ha ormai preso così possesso del territorio, si è fatta un'idea così, probabilmente sbagliata, ma certa, che non si può più fidare del suo padrone, che il suo padrone invece di essere un amico è diventato un nemico. E parlo di persone che gli hanno voluto benissimo il cane, lo facevano entrare in casa, qualcuno faceva addirittura mangiare vicino quando erano a tavola, cani che dormivano sul divano, che li abbracciavano, eccetera. Ma tutto questo non è ciò che vogliono i cani, quindi non vorrei che vi lasciaste scappare questa occasione che avete fino al 30 di giugno di assicurarvi questo mio videocorso, che costa un decimo di quello di ciò che costano normalmente i miei videocorsi. E l'ho proprio fatto così, in modo introduttivo, più leggero, per cercare di attirare quelli che da certi concetti vogliono stare alla larga e non si rendono conto invece che sono la base della cinofilia. Oggi i media non è che fanno informazione sui cani, in qualche modo favoriscono questo business che c'è ormai da parecchi anni sui cani. Le sponsorizzazioni tengono in piedi i programmi televisivi e quindi si dice una certa cosa sui cani. Non favorisce neanche l'informazione chi dai cani che hanno problemi fisici o psicologici ne trae un beneficio, perché basterebbe impostare una convivenza fino all'inizio fatta in un certo modo che nessuno non avrebbe problemi sicuramente di convivenza con i cani, ma anche i cani ridurrebbero tantissimo addirittura i problemi di salute, e di lì potremo ancora andare avanti. Però vi voglio dire, non fatevi scappare questa occasione. Normalmente le persone che acquistano il mio videocorso pagano tanto, ma hanno talmente tanto in cambio che poi diventano poi i miei studenti e acquistano tutti i videocorsi. Questo
Ve l'ho fatto proprio, diciamo, un po' a livello riassuntivo per darvi la possibilità col prezzo di una cena di avvicinarvi a questa cinofilia naturale, capire che cos'è che magari da tempo non state capendo, i motivi per i quali vi state facendo delle aspettative sul cane che non riuscite ad esaudire. Quindi il mio obiettivo è questo: in questi giorni che sono qua in vacanza, che ho molto tempo, vorrò un po' dedicarla a questo, cioè cercare di parlarvi di questi 12 motivi che ho individuato e fare capire un po' a tutti che quando il cane a un certo punto, e questo può accadere da un momento all'altro anche dal cane che fino a ieri si dimostrava più affettuoso in assoluto, non inizia più ad andare d'accordo, non è colpa del cane, ma è sempre colpa che noi abbiamo, senza accorgerci, fatto degli errori fondamentali e invece di avvicinarci al nostro cane ci siamo allontanati sempre di più. E oggi sarebbe il momento che il cane vorrebbe migrare, come dice la natura, cioè andarsene lontano da noi, però questo, ciò non ci è consentito e quindi iniziano le vere difficoltà. Bene, vi ringrazio anche oggi di avermi ascoltato e come sempre vi auguro a tutti buona giornata. A presto!